Allora, credo che questi 10 minuti, quarto d'ora siano stati anch'essi utili proprio in un clima di famiglia per riprendere meglio la nostra mattinata di incontro, di ascolto e di condivisione. Rispetto al programma che trovate scaricabile anche sul sito di Cesano, naturalmente non ci sarà stamattina il momento solito di divisione per zone pastorali, di riflessione insieme, di esercizio pratico di discernimento e di comunione che siamo soliti fare non soltanto nei convegni diocesani da un po' di anni a questa parte, ma anche in altri contesti, magari anche più piccoli, come può essere la semplice riunione che noi presbiteri e diaconi abbiamo una volta al mese. E passeremo direttamente a quella fase di presentazione del percorso pastorale che ci viene messo dinanzi, con alcune attenzioni particolari, riprendendo anche ciò che naturalmente Monsignor Brambilla ci ha detto, che pur se abbiamo fatto fatica ad ascoltare per i problemi tecnici dell'ultima ora, in qualche misura sono stati preziosi oggi e lo saranno anche in seguito per poter immaginare questo cammino sinodale a misura di famiglia e da lì misurare con lo stile della famiglia che ci ha suggerito anche Monsignor Brambilla, uno stile di chiesa che sia, più familiare. Non tanto come termine ormai retorico, abusato, e soprattutto evitando, scegliendo bene che tipo di famiglia vogliamo essere. Mi colpisce sempre questa immagine, che non è la prima volta che ascolto da Monsignor Brambilla, dell'appartamento, e che di conseguenza poi crea delle comunità fatte come arcipelaghi di individui. Se pensiamo che tutto diventi un appartamento, misura di appartamento, rischiamo che anche le nostre chiese e parrocchie in qualche misura vedano l'esasperazione dei conflitti e vivono male invece quelle dimensioni di fondo che la paternità, la maternità e la fraternità, la sororità ci suggeriscono, che invece in qualche misura come famiglia e come chiesa siamo chiamati a riscoprire in maniera tutta diversa. Non si tratta di certo naturalmente di andare ancora più indietro con i modelli familiari, quello della famiglia patriarcale, che aveva naturalmente i suoi difetti, perché non esiste famiglia perfetta, così come non esiste una chiesa che è perfetta, parlo delle chiese particolari. Per quanto la sposa di Cristo invece sia senza macchie e senza rughe, quindi questo ci garantisce che per quello che siamo nel profondo Dio ci ama lo stesso come siamo, così come siamo, come chiesa, come famiglie, come persone, ma nello stesso tempo ci dà la forza di essere migliori. Quindi questo momento di presentazione sintetica di quello che è il percorso che ci viene messo davanti, dell'onere che tocca a me, quindi abbiate un po' di pazienza perché conoscete tutti i difetti della persona che vi parla, e quindi cercherò di non farli pesare più di tanto. Avremo l'opportunità, subito dopo questa mia breve presentazione, di poter avere alcune comunicazioni, e mia presentazione le condivido anche con Don Angelo per alcune indicazioni particolari. Dopo questa presentazione del percorso pastorale dell'agenda diocesana, avremo l'opportunità anche di ascoltare alcune comunicazioni degli uffici pastorali diocesani. In qualche misura questa seconda parte delle comunicazioni degli uffici pastorali è semplificata dal fatto che il lavoro d'insieme, il lavoro davvero praticato come in questi tavoli di confronto e di programmazione che abbiamo avviato dallo scorso anno, sta dando man mano i suoi frutti anche nella capacità di saper guardare insieme alla formazione e all'impegno condiviso. E invito in particolare per questo motivo anche tutti quanti voi e tutte quante voi qui presenti, e in particolare i miei confratelli presbiteri, a fare tesoro della presenza dei nostri uffici diocesani, non soltanto per come stanno imparando a lavorare insieme e come propongono insieme un percorso, ma anche perché il loro servizio a beneficio delle nostre comunità particolari può davvero permetterci di fare un passo in avanti nella qualità anche della formazione che si fa, non perché si dicano cose speciali. Oggi è facile, accedere a tante fonti di informazione e di studio che in qualche misura possono facilmente arricchire anche il nostro bagaglio personale, la nostra esperienza di gruppo, ma perché in qualche misura l'aiuto reciproco che può venirci proprio da dal servizio fatto nei nostri uffici pastorali può davvero aiutare le nostre comunità a non vivere appunto appartate difficoltà e problemi che possono verificarsi nell'incontro con le persone, soprattutto nei momenti più difficili della loro vita o in quelli più delicati da curare, e a poter effettivamente quindi far sentire il respiro della Chiesa, ossia dell'essere questa famiglia così grande in cui la ricchezza di carismi e la bellezza dell'impegno di tanti e di tante davvero non ci rende né isolati né più poveri. E cerco di essere appunto sintetico, cosa che purtroppo non mi appartiene, cerco di fare questo sforzo.
E l'Arcivescovo ha già presentato all'inizio della giornata il primo grande nucleo del nostro cammino di quest'anno. E voglio riprendere quello, così posso in qualche modo collegarmi anche alla prima parte, soprattutto della relazione di Monsignor Brambilla, oltre a naturalmente l'introduzione che ci ha fatto il nostro Don Emidio. Siamo già in cammino sinodale, quindi non dobbiamo, come dire, annunciare qualcosa che verrà e che naturalmente inizieremo con un momento fondamentale, ci ha ricordato anche Monsignor Brambilla. Il sinodalità è innanzitutto una convocazione liturgica, un essere convocati in uno, e non a caso ci sarà una celebrazione che avvierà anche il cammino sinodale universale e in seguito anche quello particolare. Ma questo aspetto, come dire, ci fa già percepire che non dobbiamo aggiungere altro a quello che stiamo facendo, dobbiamo cambiare lo sguardo su quello che stiamo facendo insieme camminando. Non a caso il titolo è Camminare insieme ancora, perché si tratta di prenderne consapevolezza e di portarne alla luce tutte le sue dimensioni. Dicevo, l'Arcivescovo ci ha già parlato dell'esperienza del cammino sinodale che è già in atto, nonostante i documenti stiano uscendo proprio in questi giorni, l'ultimo è dell'altro ieri, quindi non posso neanche farvi una sintesi completa perché, come dire, ho dato solo uno sguardo generale, non potevo neanche umanamente leggere tutto e poter porgere altro purtroppo. Ma questa esperienza del cammino sinodale sarà il grande motivo conduttore che ci porterà da quest'anno fino al 2025 come Chiesa italiana e come Chiesa universale, ha un cammino tutto particolare che in qualche misura vuole indicare anche il modo con cui riformare già adesso il nostro cammino particolare. Che la Chiesa italiana si mette in cammino sinodale non è scontato, ce lo diceva prima anche Don Emidio, insomma, ci abbiamo messo anche un po' di tempo a capire, dopo il discorso che Papa Francesco ha fatto alla Chiesa italiana a Firenze, nell'ultimo convegno ecclesiale, che questa dimensione della sinodalità non era soltanto un appuntamento fra gli altri, ma era la nostra ultima carta, forse, per tornare a essere Chiesa che cammina e che cammina con un certo stile evangelico. Evangelico e umano, riprendendo poi quello che era il tema di 6 anni fa. E il fatto che, come dire, come esperienza sinodale siamo chiamati adesso a partecipare concretamente, anche a dei luoghi concreti, deve farci capire quanto di sinodalità siamo chiamati a trasformare le nostre scelte anche particolari. C'è tanto da fare, una prima risposta possiamo darcela, e la facciamo con lo spirito del Vangelo che abbiamo ascoltato stamattina e che la liturgia della Chiesa ci offre, guardando a noi stessi adesso qui, presenti, in questa sala, non guardando soltanto agli assenti. Poi ognuno naturalmente dovrà in qualche modo vedere se stesso alla luce del Vangelo, che è lo specchio su cui descrivere il nostro volto, cercando di sforzarci di essere più simili a come Dio immagina il nostro volto. Ma questo ci fa capire come abbiamo tanto da imparare gli uni gli altri, le une le altre, nel camminare insieme. Dai piccoli gesti, cercare di convocarci, di ascoltarci, di ritrovarci insieme, di venirci incontro, ognuno con i suoi limiti, ma ciascuno col desiderio di poter fare il primo passo in avanti, e allo stesso tempo fare che un convegno, un incontro, una riunione, una comunicazione, una semplice telefonata non restino, come dire, tentativi isolati, ma siano tanti gesti di un cammino comune che poi si verifica nel quotidiano. Spesso, riprendendo l'immagine dell'appartamento che ci dava un signor Brambilla, noi non ci accorgiamo se una famiglia è in crisi soltanto nel momento stesso in cui, ahi noi, arrivano le cronache nere a raccontarci questa storia, o vi sia semplicemente il fatto che sentiamo le urla fuori dalla finestra perché qualcosa non funziona. Spesso ce ne accorgiamo da piccoli gesti quotidiani. Ecco, allora abbiamo anche il coraggio e allo stesso tempo anche la fiducia di guardare alla nostra esperienza di Chiesa come una famiglia che deve uscire dalle logiche dell'appartamento e entrare sempre più in questa esperienza di grande famiglia, di comunità, di diversi, di diverse e allo stesso tempo uniti dallo stesso spirito, dalla stessa fede, che ci permette di camminare insieme a partire anche dalle cose più semplici. È un invito a fare in modo che questo appuntamento di oggi, che per certi versi segna tante criticità, possa essere un inizio anche di conversione per uno stile sinodale a tutti i livelli. Non mi piace neanche parlare di livelli, perché è come se volessimo pensare un alto e un basso. Nella Chiesa non c'è l'alto e il basso, la Chiesa è una piramide rovesciata, se vogliamo, anche se forse la vediamo ancora
in maniera diversa, e spesso anche la nostra gente ha questa percezione, insomma, il Papa sta in alto e tutto il resto viene dietro. E guardiamoci come una piramide rovesciata in cui, o meglio, guardiamoci come davvero un grande cerchio, una grande sfera in cui al centro c'è il Signore e ciascuno in questo mondo che è l'universo stesso dell'ecclesiale vive in relazione l'uno con l'altro, perché tutto è connesso. Il cammino della sinodalità in quest'anno particolare, adesso non descrivo tutto il percorso che mi porterebbe troppo in avanti, avrà un suo inizio che è fissato per tutta la Chiesa universale nelle singole diocesi, ed è importante questo passaggio, il prossimo 17 ottobre. Coincide normalmente con quella che è la giornata missionaria mondiale, appunto perché c'è uno slancio missionario anche nel cammino della Chiesa. Una sottolineatura che Papa Francesco e i nostri vescovi vogliono darci è questa: ricordarci che occuparci di noi, che siamo Chiesa, non significa pensare a noi stessi, significa pensarci come in servizio all'umanità intera. La Chiesa non serve a nulla se non serve a servire all'umanità a cui è chiamata a stare, di cui è parte, perché noi siamo umani, non è che siamo di una calca di natura differente. Il fatto che inizi in quell'occasione con la convocazione liturgica, con l'apertura del Sinodo in tutte le chiese cattedrali del mondo, ci fa capire allo stesso tempo l'universalità e la particolarità della Chiesa. Ogni chiesa diocesana è tutta la Chiesa è fatta di chiese locali, e ci permette di cogliere il nostro significato come inviati, come mandati. Ascoltiamo la parola, siamo radunati nel celebrare l'Eucaristia, siamo mandati a condividere la nostra vita, che è Eucaristia vivente, che è parola fatta carne, ai nostri fratelli e sorelle. Questo inizio ci porterà da ottobre fino a marzo-aprile prossimo, grosso modo fino alla Pasqua, poco prima della Pasqua, che quest'anno è alta, come si dice, il 17 aprile, ci permetterà di avere, in questo periodo corposo di 6-7 mesi, la possibilità di poter praticare una sinodalità concreta, reale, come si dice, dal basso, se vogliamo utilizzare questo termine. È stato già predisposto, meglio, sta per essere predisposto, ci sono state alcune anticipazioni, un materiale di lavoro che sarà poi utile nella discussione in tutte le realtà, non solo parrocchiali. Insisto nel dire questo perché un'attenzione che questa fase del Sinodo universale dei Vescovi, che riguarderà le nostre chiese locali, vuole essere il più possibile, chiamiamola così, fuori dai confini. Non pensiamo che siamo soltanto noi preti con le nostre parrocchie a dover fare, tra virgolette, il lavoro di rispondere a qualche domanda, poi lo facciamo più o meno bene, questo pazienza. Siamo chiamati a farlo insieme, coralmente, in tutte le forme comunitarie che viviamo, la parrocchia, l'associazione, il movimento, il gruppo, ma ampliamo ancora il discorso. Può essere bello che un docente di religione condivida questo con i suoi colleghi a scuola e dica che tipo di chiesa vuole e che tipo di chiesa vive. Può essere bello che questa realtà possa essere condivisa con un quartiere e quindi vedere qual è il tipo di chiesa che quel quartiere vive all'interno di una comunità parrocchiale, con più o meno consapevolezza, e che tipo di chiesa si può descrivere. È importante questa fase di ascolto, e questa fase di ascolto per noi, non soltanto per chi sta accompagnando il cammino sinodale dei Vescovi verso il 2023, perché questo aspetto è quello che ci permetterà di riformare noi stessi per certi versi, secondo lo spirito ignaziano, per cui ciò che non va bene va rimesso a posto e ciò che va bene va confermato. E questa fase avrà anche dei momenti diocesani che però fisseremo in base all'agenda che scriviamo insieme. Più in avanti poi condivideremo l'agenda diocesana, che è piuttosto corposa, sono 2 pagine e mezzo, quasi 3, scritte piuttosto fittamente. E per quanto possa essere lunga, non è ancora completa, o meglio, è definitiva perché abbiamo previsto, diciamo, tutto quello che era necessario per quest'anno. Ma vi sono ancora degli spazi che sono quelli da vivere insieme e che da vivere con il contributo di ciascuno di voi, in particolare dei ministri ordinati, presbiteri e diaconi, che in particolare di quelli che hanno la responsabilità a livello più prossimo di fare comunione gli uni con gli altri. Le zone pastorali non sono un accidente, un'aggiunta così variabile alla nostra dimensione ecclesiale. È una scelta pastorale fatta più di 15 anni fa che serve a creare quella prossimità tra comunità che ci facilita, innanzitutto per noi presbiteri, ma per tutti e per tutte, che ci facilita nel venirci incontro gli uni agli altri. Il territorio della nostra diocesi è piccolo, ma questa piccolezza, appunto, lungi dall'essere vissuta come separatezza o come chiusura, deve essere invece un'occasione di prossimità ancora più cercata e ancora più voluta. Questa dimensione ci permetterà di vivere in questi mesi poi il percorso che saremo chiamati a fare sulla scorta del cammino, diciamo, della Chiesa universale. Si intreccia adesso un cammino nazionale
che coinciderà per buona parte con questa prima fase. Il documento è in via d'arrivo, nel senso che entro fine mese i vescovi riuniti in consiglio permanente licenzieranno, come dire, le ultime cose da consegnare, e allo stesso tempo ad ottobre quindi avremo disponibile ciò che ci serve per iniziare questo cammino che non va vissuto in parallelo, va vissuto come un unico cammino con due sguardi diversi. Il primo legato alla nostra Chiesa italiana, il secondo legato alla nostra Chiesa universale. Molti aspetti da modificare sono per certi versi comuni, ad esempio un problema è il clericalismo, che abbiamo tutti quanti, insomma, dice preti e laici, quello di pensarci in qualche misura legati ancora a un modo forse troppo passato e ancora troppo presente di condurre le nostre realtà. Un altro aspetto invece che abbiamo forse bisogno appunto di superare è questa stanchezza, questa mancanza di slancio missionario, che non significa appunto, l'abbiamo capito ormai in tante salse, non significa preoccuparci soltanto di chi è dall'altra parte del mondo, ma significa davvero aprire il nostro sguardo ecclesiale, il nostro modo di vivere, perché soltanto in questa maniera potremmo rendere nostra presenza ecclesiale efficace per gli altri. Questa era stata la prima fase, diciamo, del nostro percorso sinodale, per il primo nucleo del nostro cammino. Vi è un secondo nucleo importante che stiamo anche lì già vivendo e che siamo chiamati in qualche misura a celebrare in maniera più attenta, ed è il percorso della famiglia Amoris Laetitia. È già iniziato questo percorso nell'anno che viviamo, si è intrecciato con l'ultima parte dell'anno dedicato alla Laudato Si e quindi a questo quinto anniversario dell'enciclica di Papa Francesco, che ha inaugurato lo sguardo dell'ecologia integrale come dimensione della nostra vita umana ed ecclesiale, e che prosegue per certi versi con una piattaforma di esperienze di cui poi vi parlerò in maniera più analitica. Troppa grazia, ma qui dovrei smettere di fumare, quello è il problema. Non basta l'acqua, grazie. Dicevo, con questa altra dimensione che prosegue sulla piattaforma Laudato Si, di cui vi parlo più in avanti, ma allo stesso tempo c'è questo anno della famiglia che si concluderà, iniziato il 19 di marzo di quest'anno, si concluderà il prossimo 26 di giugno a Roma con l'incontro mondiale delle famiglie. I tempi della pandemia hanno allungato i tempi consueti, non prendiamo nell'aspetto positivo, una esperienza che rischiava di essere forse confinata nelle poche coppie interessate nella nostra diocesi, può essere occasione di riflessione più profonda e di legare insieme, come ha fatto Monsignor Brambilla, il tema della Chiesa e il tema della famiglia come un unico cammino che stiamo vivendo insieme. L'ufficio di pastorale familiare, insieme agli altri uffici, predisporrà anche alcune attenzioni particolari nel corso dell'anno. Poi saranno in particolare responsabili dell'ufficio a presentare queste attività più specifiche. Però è interessante notare come questo aspetto dell'Amoris Laetitia non riguardi soltanto le brave famiglie di parrocchia, quali che siano, riguarda tutta l'esperienza umana in famiglia, perché in qualche misura, in qualche modo ci rientriamo tutti quanti, soprattutto perché lo sguardo dell'Amoris Laetitia anche lì ci apre. Ci impedisce per certi versi di preoccuparci soltanto di quelle cose che vediamo come problemi, come preparare i fidanzati, come dire ai giovani e alle giovani che significa la casta matrimoniale, che significa il matrimonio, che significa la coppia, eccetera, eccetera, come andare incontro alle persone che hanno vissuto il fallimento del matrimonio, che sono ormai la metà delle coppie che abbiamo in giro in tutte le parti della nostra città. Non ci fa guardare queste situazioni in maniera problematica, ci fa guardare con questo sguardo in cui da ogni esperienza di vita e di amore possiamo trovare quella letizia, ossia quella composizione di gioia e di fiducia che ci permette di vivere l'esperienza cristiana nella sua autenticità. È una costante, tra l'altro, di tutti i documenti che Papa Francesco scrive, soprattutto quelli più grandi, lettere apostoliche, encicliche, quello che sia, in cui torna sempre questo aspetto della gioia. È una costante, dalla gioia del Vangelo appunto alla letizia dell'amore fino a tutto quello che volete, insomma, perché anche il cammino sinodale in qualche misura vuole manifestarsi con una sua positività. E questo secondo cammino, meglio questo secondo nucleo del nostro cammino diocesano, avrà un altro aspetto fondamentale, che a me piace vederlo come l'aspetto che lega tutto insieme, appunto perché è quello che ci ricorda, come ci dice la Laudato Si, che ogni esperienza locale, universale, in qualche misura sono la stessa esperienza vissuta nella sua molteplice sfaccettatura, nella sua esperienza dell'umano.
che è quella dell'ecologia integrale. E appunto perché l'ecologia integrale non è semplicemente l'attenzione di un anno, non è semplicemente la, come dire, il pallino di qualcuno, ma è il nuovo nome con cui chiamiamo effettivamente la dimensione sociale del bene comune e la dimensione spirituale della cura verso Dio e verso gli altri. Questo aspetto dell'ecologia integrale continua, secondo la piattaforma proposta a livello universale, continua anche nelle nostre scelte di comunità e di gruppo, di ambiente e personali, a essere portata avanti. Qui annuncio quello che vi stavo appena accennando, che alcune pastorali della nostra diocesi, in particolare la pastorale scolastica, così come l'invito è rivolto a tutti e a tutte, così come ogni comunità o anche ogni singola persona può prendere parte alla piattaforma Laudato Si, la piattaforma di proposte che in qualche misura permette non solo lo scambio di materiali, di risorse e di idee, ma anche di poter creare dei circuiti virtuosi, locali, in cui poter fare pratica di questa ecologia integrale. Papa Benedetto la chiamava ecologia umana, la chiamava, e quindi stiamo, come dire, sullo stesso livello. Si tratta semplicemente di sottolinearne l'aspetto, come dire, più strettamente antropologico, quello di carattere, chiamiamolo così, olistico, ossia che racchiude tutto, che racchiude. E questa proposta della piattaforma Laudato Si ci permette, permetterà in particolare alle nostre comunità, ma vi ripeto, vale per tutti, vale per una famiglia, vale per una scuola, vale per un'associazione, per un gruppo di volontariato, è davvero il più possibile capace di essere ritagliata a più livello, ci permetterà di poter creare delle buone pratiche di vita. Le scuole stanno già muovendosi in questo senso, i docenti di religione sono stati già in qualche modo contattati in questi ultimi mesi e stanno loro stessi partecipando in maniera attiva in alcuni casi nel creare queste attenzioni. Facciamo in modo di collegarle alle nostre comunità parrocchiali in particolare. Una lamentela spesso che ci facciamo tra prete è quella di dire che le famiglie le vediamo poco, i bambini le vediamo solo quando alle famiglie interessa e il resto del mondo è sparito dai nostri orizzonti. Ebbene, questo è un luogo in cui famiglie, bambini e bambine sono presenti, perché si salverà l'obbligo scolastico che funziona meglio dell'obbligo catechistico sacramentale, ma questo permette anche a noi come comunità cristiane di vivere questo aspetto educativo. Di viverlo, mi raccomando, con la necessaria laicità, che non significa rifiuto della fede, che non significa di dover battezzare e benedire tutto quello che troviamo, ma significa abitare da credenti il mondo in cui siamo e in questa maniera permettere anche ai nostri fratelli e sorelle che non credono, credono diversamente, di essere affascinati dal messaggio evangelico non per come lo diciamo, ma per come lo pratichiamo. E l'ecologia integrale, vi assicuro, è un ambito per certi versi strepitoso, davvero fa scoprire alleanze inedite e anche nel nostro passato recente abbiamo visto di quanto sia stato importante la nostra presenza credente a fianco nei nostri paesi, a fianco a tante altre persone, per dire una parola diversa anche sulle questioni più urgenti e più scottanti. Vorrei concludere, però sono chiamato in qualche misura a dare qualche, poi non so se Don Angelo vuole completare con alcune cose, sono chiamato in qualche misura a dare anche alcune anticipazioni sul percorso formativo. Questo poi mi permetterà di aprire sia per Don Angelo, spero, sia anche per gli amici e le amiche degli uffici pastorali. E avete notato che con questi ultimi anni in particolare, in quest'ultimo anno in specifico, l'anno del Covid, ma in qualche misura chiamiamolo come un anno di conversione per certi versi difficile, di ripartenza, le attività pastorali che sono state fondamentalmente, mortificate, a volte costrette e ridotte, hanno però avuto l'opportunità di farci scoprire almeno due aspetti. La centralità, se vogliamo, della Chiesa locale e del Magistero del Vescovo, cosa che forse spesso diamo per scontata, e un secondo aspetto è quella della capacità di saper abitare tutti i mondi comunicativi, che siano quelli del web, che siano quelli legati alle comunicazioni anche veloci che oggi in qualche modo siamo chiamati a vivere, che spesso non sappiamo neanche vivere bene. A volte capita davvero di entrare in qualche chat a tema cattolico, di vedere qualche pagina Facebook di qualche comunità parrocchiale, insomma. Personalmente resto molto perplesso, però insomma si impara anche questo, si impara anche a comunicare da cristiani nel mondo digitale. E questi due aspetti sono aspetti che per certi versi vanno colti come opportunità e sono quelli su cui continuiamo a investire come Chiesa diocesana. Il primo appunto è quello di riscoprire la centralità della Chiesa locale e della presenza del Vescovo come colui che è il pastore della fede, l'annunciatore della parola
e che in qualche misura ci permette anche di dare, di trovare una linea comune, un riferimento importante nell'ascolto del Vangelo e nella pratica cristiana. Come lo scorso anno è stato importante qualificare a livello diocesano l'esperienza che negli anni precedenti il nostro Vescovo ha vissuto nella lezione divina fatta nei tempi forti, nelle zone pastorali, nei tanti momenti di formazione che venivano vissuti nel corso dell'anno, e unificando questo nel percorso di mercoledì della parola, questo percorso continua in quest'anno e diventa ancora più portante. L'invito infatti di questi appuntamenti mensili, che da questo mese di settembre fino al prossimo mese di giugno, quindi 10 appuntamenti mensili, ci permetteranno di poter continuare questo metodo di ascolto sul modello della lezione divina, ma ampliato naturalmente da una ricaduta di carattere personale e, se vogliamo, anche di carattere comunitario, tratto appunto da una traduzione della parola in scelte personali e pastorali, sarà amplificato non soltanto dal fatto che ogni appuntamento in presenza sarà anche vissuto a distanza, nel senso che resterà in qualche modo la traccia di quello che naturalmente viene celebrato nella parola e viene condiviso, ma diventerà anche, della proposta che facciamo, il riferimento per la catechesi permanente delle nostre comunità. E quello che abbiamo coltivato in questi anni, nei tempi di Monsignor Ghidelli, proseguendo poi con Monsignor Cipollone, insomma, questo appuntamento della parola, in qualche misura, deve diventare sempre di più il programma pastorale, passatemi il termine così forse un po' impreciso, della nostra esperienza di comunità. È importante che dai mercoledì della parola nascano gli altri giorni di ascolto della parola, di riflessione comunitaria, di formazione personale, di gruppo e di vera e propria scelta pastorale nelle nostre parrocchie e zone pastorali. L'invito che faccio quindi è che da questi appuntamenti diocesani, che saranno vissuti appunto nelle zone pastorali, non soltanto quindi a distanza, causa Covid in questo periodo, ma con il beneficio di aver potuto allargare l'occasione e il tempo di fruizione di questo momento di ascolto, è quello di modulare su questa traccia il nostro cammino. Non a caso la scelta sarà fatta sulle coppie e, diciamo, l'esperienza dell'amore nella Bibbia. Leggendo esperienze concrete, esperienze di coppie concrete, tra l'altro anche esperienze a volte di coppie un po' strane, perché insomma la Bibbia parla di tutti i generi di coppie, anche di quelli che non ci aspetteremmo, perché a Dio, come dire, non fa schifo nulla, nel senso che anche quando noi, da peccatori o da peccatrici, siamo fuori, in qualche misura diventa anche quella occasione per cui è il suo amore quello a trasformare il nostro amore imperfetto e a volte sconclusionato. Questa esperienza, che appunto lega l'anno Amoris Laetitia e diventa nella pratica un'esperienza sinodale, è anche un'esperienza, se vogliamo, di ecologia integrale vissuta a livello di programma parrocchiale. Troviamo meno occasioni ma meglio qualificate per poter avere un momento tutti insieme ecclesiale di ascolto, dei momenti poi nei nostri gruppi e parrocchie più riservato e più intimo di confronto e di crescita personale. Un secondo aspetto sarà quello invece legato al percorso formativo che lo scorso anno abbiamo sperimentato mettendo insieme le risorse, le persone dei vari uffici pastorali, utilizzando naturalmente un tema conduttore di carattere biblico, ma poi allargandolo alle varie dimensioni della nostra vita cristiana, che possono essere legate non soltanto alle attenzioni degli uffici pastorali, ma anche a quelle che sono, come dire, alcune urgenze concrete che abbiamo in qualche modo vissuto. Era inevitabile lo scorso anno leggere anche il tempo della pandemia con lo sguardo dell'Apocalisse, che non è la catastrofe, ma è la rivelazione, naturalmente, di quello che accade nella storia, dove Dio interviene di fronte al mistero del male per portarci il di più che ci viene dalla sua presenza di grazia vincitrice, di quel Cristo risorto e in piedi che ci annuncia i cieli nuova terra nuova che sono già presenti qui e operanti. E lo abbiamo vissuto in varie dimensioni. Quest'anno il percorso prosegue e si arricchisce, intanto perché vi saranno molti più incontri, saranno 15 incontri, diciamo, del percorso ufficiale, a cui si aggiungeranno in alcuni momenti dell'anno proposte specifiche di alcuni singoli uffici che sono naturalmente poi chiamate a voler dare un di più di formazione non solo a se stessi ma a tutti quanti. Vale per l'ufficio missionario, nei tempi forti del suo impegno, vale per la pastorale scolastica, in alcuni momenti
dedicati ai docenti di religione, ma in generale ai docenti del mondo della scuola, perché sarebbe bello anche che questa cosa esca fuori dai semplici docenti di religione, vale per la pastorale familiare su alcune attenzioni specifiche. Su questo poi però vi parleranno in specifico i responsabili che sono presenti, e dove non sono presenti completo io. A questo percorso di formazione, che ha come titolo, potetemi ricordare, Saldi nella fede per la cura della casa comune, fa da capofila Don Emanuele Bianco, responsabile dell'ufficio catechistico, con la sua equipe di lavoro. Poi sarà lui a presentarvi in specifico questo percorso, e potete avere anche l'opportunità di avere il programmino che lui, in aggiunta all'agenda pastorale, ha preparato per voi tutti, per voi oggi. Vi dico soltanto che però questo percorso anche lì diventi un percorso generativo, ossia abbiamo questo cammino fatto coralmente, facciamo in modo che questo cammino possa generare percorsi nelle nostre parrocchie, unità pastorali e zone pastorali. Questo perché a volte possiamo peccare di estemporaneità, facciamo una cosa d'improvviso perché sembra che sia il momento buono, poi svanisce. Altre volte possiamo soffrire, come dire, della ripetizione stanca di quello che abbiamo fatto in passato, magari anche demotivati perché le forze sono quelle che sono. Avere un percorso condiviso ci permette di arricchire e rafforzare dove c'è un percorso già attivo, per poterlo appunto rendere più ampio e più interessante, e magari rispondere a quelle novità o quelle attenzioni che magari non appartengono ancora al nostro modo di vivere, ma che sono lì presenti e che attendono solo di essere scoperte. Dall'altra parte può essere un grande aiuto, un sussidio. Il spirito di sussidiarietà appartiene alle norme morali fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, per cui anche le comunità più piccole, con maggiore difficoltà, possono avere un beneficio in ausilio. L'abbiamo scoperto molto semplicemente anche quest'anno dal semplice ascolto delle omelie dell'Arcivescovo, insomma, che bucano lo schermo almeno online in maniera molto semplice. Basterebbe, non abbiamo mai pensato di trasmettere fino a 2 anni fa le nostre omelie online. Noi preti forse magari qualche volta potremmo anche evitarcelo, però comunque insomma, dove funziona questa cosa ha un effetto di certo molto benefico e ci aiuta davvero a essere un'occasione pastorale in più. Mi fermo qui, perché il resto lo scoprirete con l'agenda pastorale. Vi ho dato qualche pista di lettura su questi 3 grossi nuclei su cui orienteremo il nostro cammino. L'agenda pastorale che avete già ricevuto come presbiteri e diaconi nella vostra casella di posta nell'ultimo aggiornamento l'altro giorno, e che riceverete, avrete disponibile, sul sito diocesano a partire da domani. Non ve la consegno oggi a foglietti, intanto perché la consegnerei soltanto a 50 persone, dovrebbe invece andare in giro per tutti, anche per chi in chiesa non ci viene, ma almeno sa che la nostra chiesa, attorno a delle cose da fare, sta cercando di vivere e di vivere meglio, ma anche perché c'è qualche piccola, come dire, sistemazione da dare, soprattutto per alcuni appuntamenti. Però adesso è importante che lasci spazio ad altri, perché insomma mi avete ascoltato per mezz'ora abbondante e questo insomma di certo vi farà essere più santi voi, ma non me, perché insomma vi ho tediato e vi ho reso forse più pesante la mattinata. Grazie. Cioè, io approfitto di questo momento semplicemente per salutarvi, perché nel primissimo pomeriggio ho un matrimonio all'Aquila e quindi devo partire per poter essere in orario lì e poi tornare per il funerale purtroppo di Don Vittorio domani mattina. Quindi buon proseguimento, il Signore benedica tutti quanti, la diocesi, le comunità, le persone, le famiglie, perché davvero camminando insieme possiamo capire quello che lo Spirito chiede alle chiese. Grazie. Grazie Benomidio. Così esercita anche la sua rappresentanza dell'arcivescovo, visto che il vescovo va via, quindi il nostro vicario è qui. Forse ci si capisce. Sì, io voglio semplicemente, in maniera molto, voglio dire, diretta, semplice, aggiungere questa cosa qui. Tutto quello che in qualche modo stiamo mettendo in campo, compresa anche la formazione, deve in un certo senso orientarsi a uno stile nuovo anche di essere credenti all'interno delle nostre comunità. Mi spiego, la formazione non è un momento di upgrade personale, per cui diventiamo possessori di un titolo
e quindi possiamo fare di questo titolo uno strumento per essere nella comunità magari persone più qualificate con più diritto di parola. La formazione deve riportarci sempre all'essenzialità del nostro cammino di fede. Noi viviamo ministeri, viviamo una ministerialità dei servizi e questo è l'effetto del nostro essere credenti, cioè della nostra cura, dell'ascolto della parola, dell'ascolto dei fratelli e dell'amore fraterno. Altrimenti la Chiesa si trasforma e le nostre comunità si trasformano in un assistenzialismo, in un centro servizi che di per sé poi non sono la caratteristica fondamentale del nostro essere Chiesa. Quindi questo io mi permetto di rimarcarlo con forza. E tra l'altro mi permetto anche di riprendere un'immagine che prima utilizzava Monsignor Brambilla, anche se purtroppo non abbiamo potuto capire tutto quello che ha detto, però prima ha utilizzato una bellissima immagine, quella del cerotto. Io aggiungo semplicemente: maledetto il giorno in cui è stato inventato il cerotto, non per le ferite, vabbè, ci mancherebbe d'altro, però come linguaggio, diciamo così, metaforico, il cerotto è quella cosa che va a coprire la ferita. E ahimè, le nostre comunità vivono di cerotti. Poi quando vai a togliere il cerotto, si strilla, fa male. Una cosa in cui ci stiamo un po' rendendo conto anche nei passaggi di consegne che abbiamo fatto in questi giorni è che non è che uno vuole andare lì, no, a rompere le scatole alla gente, a dire tu devi fare così, però è inevitabile che le ferite spesso si vedono, ci stanno. Però se poco provi a sollevare il cerotto, no, succede l'ira di Dio. Con accuse varie ed eventuali, no? Ora abituiamoci forse anche a questo stile qui, nel senso che se noi ci carichiamo di troppe bende e cerotti e pensiamo di presentare o dover presentare comunità perfette, formalmente perfette, forse veramente sotto possono scatenarsi delle cancrene che poi non riusciamo più ad arrestare. E io direi, quando il medico ci toglie il cerotto fa male, però a fianco non abbiamo infermieri che ci dicono: il medico ti vuole fare male, non ti fidare, scappa, difenditi, sbraita, fai di tutto per non farti togliere il cerotto. Di solito gli infermieri tendono a agevolare questa operazione. E che cosa voglio dire? Voglio dire che fidiamoci un po' di questo. Cioè, lo sappiamo tutti che i medici che ci curano, sempre, spero che non voglio offendere nessun medico in sala, no? Lo sappiamo tutti che la medicina è una scienza che chiaramente si basa sull'osservazione, si basa su una serie di casistiche, eccetera, quindi non è una cosa perfetta che si può applicare a tutti quanti, no? E ormai questo lo sappiamo tutti. E sappiamo pure che si può sbagliare in medicina, però intanto si fa qualcosa, cioè si prova un po'. Ora, noi della Curia non ci sentiamo medici. Io ho utilizzato questa immagine per cercare di semplificare. Però ecco, aiutiamoci in questo, tutti quanti. E se a volte ci può essere anche una dimensione di scontro, di incomprensione, perché è frutto proprio di questo entrare concretamente nel vivo delle comunità, lo scontro può essere anche un'occasione fertile per la comunità stessa. Però qui ci vuole la fede. Ci crediamo allo scontro? Ci fidiamo che questo momento possa essere in effetti un momento fertile e per la nostra vita personale e per la vita delle nostre comunità
a cui siamo stati chiamati nel servizio, quando Don Domenico mi rimprovera alcune cose o mi fa notare alcune cose, mi arrabbio. Mi arrabbio tantissimo, no? E forse non lo ringrazio neanche dopo, però mi rendo conto che serve questo, serve. Oppure quando io gli rispondo male perché magari lui si comporta in un certo modo con me, no? Serve. Voi grazie non ce lo diciamo mai, e mo non ti sto a lavare la faccia, quindi non te la ricredere là sotto. Però questa cosa è assolutamente necessaria, secondo me, cari fratelli e care sorelle, dobbiamo un po', se vogliamo parlare di sinodalità in maniera concreta, dobbiamo, scusate se parlo in questi termini, però mi sembrava necessario dirle queste cose. E un ultimo ambito, allora, nei vari servizi pastorali, giustamente l'ufficio catechistico, pastorale scolastica, pastorale familiare, stanno vivendo in questo momento in maniera principale, se volete, anche la cura di questa formazione per la diocesi. Giustamente sembrerebbe essere assente in questo circuito la pastorale giovanile, che in questo momento ancora rappresento. E intendiamoci, cioè, se chiaramente intendiamo la pastorale giovanile come quella sorta di strumento che prepara eventi per i giovani, beh, ci sono altri gestori di servizi che possono fare questa operazione qui. Non ci serve in questo momento preparare eventi per i giovani, detto molto francamente, non ne abbiamo bisogno. Cioè, ma i giovani scappano, non vengono, non partecipano. Attenzione a guardare a questo fenomeno, a preoccuparci tantissimo di questo fenomeno senza guarire forse le cause anche reali per cui questo fenomeno avviene. Non perché non si fa niente per i giovani, ma che forse quello che si è fatto, si fa, probabilmente non va. O meglio ancora, saniamo, parlava prima Don Carmine della laicità, no? Che è un concetto che è utilizzato prima nell'ambito comunitario, sociale, al di là dell'ambito ecclesiale. I nostri giovani, sappiate, che non sono a nostra immagine e somiglianza. Non sono come noi, io me li immagino, io genitore me li immagino. Questo spero sia pacifico. Non sono come io parroco me li immagino. Non sono così. Teniamone conto di questo, perché altrimenti anche qui rischiamo di avere un'immagine dei ragazzi che crescono che non corrisponde alla loro realtà. Questo però non ci permette di incontrarli realmente, e questo poi è il grosso problema di fondo che spesso nelle nostre comunità si verifica. Pensiamo che i ragazzi che debbano fare la cresima d'ufficio per forza a 14 anni siano pronti per questo, pronti, puoi utilizzare questo linguaggio, non so se è ancora utile, e ci accontentiamo di vederli pronti e non li incontriamo. Incontriamo una superficialità, ma non è colpa loro della superficialità, non è colpa dei ragazzi. Cioè, io a 14 anni ero superficiale, me lo riconosco, non ero, no? Forse gli altri mi vedevano dentro la chiesa, non so come mi vedevano, ma mi rendo conto col senno di poi di essere stato, ma è normale, cioè, ai 14 anni devi crescere, devi essere formato, devi essere accompagnato, è del tutto normale questo, però lo dobbiamo capire. Io credo che come comunità questo vada compreso. Allora, come pastorale giovanile iniziamo a fare questo lavoro di noi adulti, cominciamo a formarci noi adulti, ma non come approcciarci ai giovani, farci quelle domande necessarie formative per crescere noi adulti, prima di tutto convertirci noi a un qualcosa che non è così schematizzabile quale la vita di un giovane, di un adolescente, di un giovane. E che ci pone, quando tu ti poni di fronte al mare, come ti poni?
vai con i tuoi schemi, con le tue, il mare ti mangia. Quindi ecco, questo credo sia necessario dirlo, così, giusto scanso di equivoci. E la pastorale giovanile, tra l'altro, il servizio diocesano in questi anni ha cercato di capire proprio questa cosa. Io l'ho dovuta capire, l'abbiamo dovuta capire tutti quanti, no? Anche coloro che mi hanno in qualche modo affiancato in questi anni, anche i parroci che, con i quali abbiamo provato a fare qualche cosa, abbiamo dovuto capirle queste cose qua, saperle osservare e capirle. Poi pian piano nascono dei progetti, nascono delle idee, nascono delle prassi, però rimettiamo al centro noi adulti, il nostro essere adulti, la nostra formazione continua ad essere persone adulte, e il nostro servizio di cura vicendevole, iniziamo a togliere i cerotti, iniziamo a curare le nostre ferite, perché poi da questo sicuramente può nascere quell'ambiente un po' più adatto anche ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Non so, io non credo di dover aggiungere altro, quindi penso che possiamo andare avanti. Possiamo procedere, anche perché così Angelo ha già introdotto il percorso degli uffici pastorali, che vi invito sempre a non vedere come singoli uffici, ma come tavoli di lavoro sugli ambiti che lo statuto e che il piano pastorale della nostra diocesi ha inaugurato dallo scorso anno, e a concretamente vederli proprio con i volti e con le persone che insieme li animano. Il discorso che sta facendo Angelo, tra l'altro, è anche precedente alla riforma degli uffici pastorali che abbiamo inaugurato lo scorso anno, perché questo lavorare per laboratori e non per percorsi, questo lavorare su noi adulti nei confronti dei giovani e delle giovani è il cambio di prospettiva che ci viene chiesto, soprattutto per uscire fuori dalla pastorale dell'evento, che in pastorale giovanile non solo ha fatto più danni che meriti. Faccio una domanda in ogni caso provocatoria, lo dico da ex responsabile pastorale giovanile: nelle nostre comunità i GMG Boys del 2000 sono il 2% di quelli che c'erano, e non parlo dei giovani, della massa dei giovani, parlo dei presenti di allora. Quindi io c'ero, però insomma appartengo al 2%. Se ne siamo consapevoli, ci rendiamo conto che se ci siamo fidati a quel modello insomma ha fatto il suo tempo, e soprattutto ci impedisce, come ci ricorda Angelo, di incontrarci realmente per come siamo e magari di imparare a crescere per come ci sogna Dio, che è la cosa più importante, insomma. E invito gli altri responsabili uffici diocesani a venire qui, alla mia sinistra, il microfono è disponibile, una alla volta possiamo un pochettino darci qualche notizia. Naturalmente il primo è Don Emanuele, perché in qualche misura fa da capofila nel tavolo dell'annuncio della parola e del tavolo della formazione, aiutando un po' a coordinare gli altri uffici diocesani nel percorso di quest'anno. Grazie Emanuele, di cuore. Ok, allora innanzitutto voglio raccontarvi come si è concluso l'anno scorso, perché ci è stato chiesto di fare un po' una verifica di come era andata la catechesi in questo ultimo anno pastorale, che è stato molto sofferto anche per la catechesi. E quindi noi direttori degli uffici catechistici nella regione Abruzzo e Molise ci siamo sentiti, scambiati questo impegno di fare un po' un sondaggio, una verifica in tutta la diocesi, ma questo ci è stato chiesto dalla CEI, quindi tutta la Chiesa italiana ha chiesto a tutte le diocesi di fare una verifica sull'andamento della catechesi dell'anno scorso e di mandare a loro un testo un po' riassuntivo. Quindi anche la nostra diocesi ha partecipato a questa verifica, abbiamo inviato un po' il risultato che abbiamo raccolto, sono state coinvolte tutte le parrocchie, non tutte mi hanno dato un testo scritto, anzi poche, però io ho cercato di capire, contattando, sentendo e parlando con i parroci, un po' l'andamento generale, e ho scritto a Don Gilberto, che è il direttore della consulta regionale. E allora vi dico due cose
per farvi sentire proprio il polso della situazione dell'anno scorso. Il quadro generale è un po' questo: quasi tutte le parrocchie hanno visto un calo abbastanza forte della partecipazione alla catechesi, anche dal punto di vista numerico e soprattutto alle celebrazioni liturgiche. In alcune realtà parrocchiali, quelle più piccole e più fragili, queste sono state a pagare il prezzo più alto e in cui anche molti catechisti hanno abbandonato il servizio in parrocchia e anche la partecipazione alla vita della parrocchia. Altre parrocchie hanno visto anche delle reazioni positive, alcuni hanno preso dimestichezza anche con la catechesi a distanza, anche giovani ma anche meno giovani, e altri non ci sono riusciti, qualcun altro anche si è rifiutato di questa modalità per svolgere la catechesi. Comunque, ecco, l'impressione che ho avuto nella nostra diocesi è che molto sia dipeso anche dalle capacità personali o dal carisma personale del catechista o del parroco, quindi ci sono state anche delle realtà molto diverse. Una parrocchia mi ha scritto che il tempo della pandemia è stata una riscoperta della catechesi, un'altra mi ha detto che non c'è rimasto più niente. Ecco, allora c'è stato l'uno e l'altro, le reazioni sono state molto diverse. Ecco. Poi devo dire un'altra cosa, la CEI ci ha scritto con i nostri risultati che abbiamo inviato da tutte le diocesi italiane, la CEI ha letto tutti questi risultati, queste verifiche, e ha prodotto un testo, come aveva fatto un po' l'anno scorso, con le linee guida per questo nuovo anno pastorale. Questo testo è uscito il 7 settembre, quindi 3 giorni fa, sono una settantina di pagine perché ci sono anche degli interventi di Papa Francesco, del Cardinale Bassetti e altri interventi, e Brambilla, c'è anche l'intervento di Monsignor Brambilla, e poi ci sono alcune linee guida per questo anno. Io l'ho un po' sfogliato, non ho fatto ancora in tempo a leggerlo tutto, ci prendiamo anche il tempo per leggerlo, e ci sarà comunque presentato questo documento importante il 24 settembre. Questo documento si chiama Artigiani di Comunità, si può scaricare anche dal sito della CEI, e ci sarà presentato a tutte le diocesi italiane il 24 settembre dalle 17 alle 18, seguendo, tutti i catechisti possono seguirlo sul canale YouTube della CEI, quindi è anche facile, vi manderemo comunque il contatto per promemoria. Ecco, questa data del 24 settembre io direi che un po' segna un momento importante prima di programmare la data in cui ricominciamo la catechesi in parrocchia, di programmare magari le date delle comunioni o le altre cose sono state già più o meno decise, però ascoltiamo, prendiamo in mano queste linee guida. L'anno scorso, per esempio, ci era stato chiesto di iniziare in avvento la catechesi e di adottare alcune indicazioni, alcune misure. Vediamo che cosa ci dicono quest'anno. Io non vi dico ancora, perché non l'ho letto tutto, ascoltiamo anche come ci verrà presentato questo documento. Camminiamo insieme alle altre diocesi. Ecco, questo io vi invito davvero, catechisti e parroci, in modo particolare, a seguire questo appuntamento. Un'altra cosa, ecco, come diceva Don Angelo, anche Don Carlo, ci sarà una proposta di formazione diocesana. Questa proposta ha questo titolo: Saldi nella fede per la cura della casa comune, ispirato alla Laudato Si, affronta il tema dell'ecologia integrale e vuole, partendo dalla Sacra Scrittura e dal Magistero della Chiesa, toccare il vissuto della Chiesa, quindi dare anche delle linee per la pastorale, anche per la catechesi, ma si rivolge quest'anno non solo ai catechisti, agli operatori pastorali, ma anche agli insegnanti di religione. Ecco, vogliamo estendere questi incontri agli insegnanti di religione, catechisti e operatori pastorali, significa chiunque in parrocchia è attivo nell'annuncio, nella liturgia, nei servizi, è invitato a seguire questo percorso di formazione, perché come diceva Don Angelo,
un cristiano adulto che vuole annunciare la fede con la sua testimonianza di vita deve continuamente alimentare se stesso. Questo è fondamentale per non esaurirsi, non svuotarsi, e invece di accompagnare le persone verso il Signore, inserirle nella Chiesa, poi finisce per accompagnarle solo a se stesso, che non ha più nulla da dare, e succedono, possono succedere anche disastri. Allora, il nostro percorso di formazione diocesano inizierà il 5 novembre, questa è la data. Saranno dei venerdì, più o meno come l'anno scorso, abbiamo scelto come orario le 18:30, sarà sia in presenza o qui in curia o in altri locali abbastanza ampi per permettere la partecipazione, ma sarà anche online, possibile seguirlo dal canale YouTube della diocesi. E dal 5 novembre ogni due settimane ci sarà un incontro, quindi due al mese fino al 20 maggio, ogni mese abbiamo programmato un paio di incontri. L'ufficio catechistico aggiunge altri due appuntamenti specifici sulla catechesi. Il 22 ottobre, ed è importante questo incontro proprio per ripartire con i catechisti, verrà Don Gilberto Ruzzi, che è il direttore della consulta regionale per la catechesi, e ci parlerà di come fare catechesi oggi, fonti, strumenti e metodi per la catechesi. E vi invito davvero a estendere questo invito a tutti i catechisti delle parrocchie. L'altro incontro che vogliamo fare specifico sulla catechesi sarà il 21 gennaio, più sulla relazione educativa. Sarà sempre Don Gilberto a tenere questo incontro, la relazione educativa, generare e accompagnare la crescita nella fede. E un'altra cosa, ho preparato un piccolo promemoria dove ci sono questi appuntamenti, e c'è anche in fondo, ci sono dei contatti, il mio e quello di Don Toni, che è il vice direttore dell'ufficio catechistico, e quello di Antonella Colantonio, che è la delegata per la catechesi ai disabili. Ci sono sia gli indirizzi email che i numeri di telefono, e poi c'è la sede dell'ufficio catechistico, che è al piano terra e sarà aperta tutti i sabati mattina, quindi qualcuno, catechisti o anche parroci, che hanno bisogno di parlare, confrontarsi, chiedere materiale per la catechesi, saremo a disposizione noi dell'ufficio catechistico tutti i sabati mattina da ottobre a maggio, dalle 10 fino alle 12:30, l'orario di chiusura della curia. Un'ultima cosa, alcuni mi hanno chiesto come faremo adesso che c'è questo documento di Papa Francesco, Anticum Ministerium, sull'istituzione del catechista come ministero. Non abbiamo ancora un programma formativo specifico che deve essere seguito da tutti, non ci è stato ancora dato, ma sicuramente terrà conto della realtà molto diversificata della Chiesa italiana. Quindi, come dicevo, ci sono parrocchie che hanno momenti di grande crisi e non ci sono catechisti. Ci sono altri catechisti che hanno un'esperienza trentennale, svolgono benissimo il loro lavoro, sono già formati, magari hanno già fatto studi ed altro. Si terrà conto di tutto questo. Ci sono magari anche dei giovani che vogliono iniziare a vivere come l'esperienza della catechesi. A loro si offrirà sicuramente un percorso anche più importante e più solido. Le indicazioni che riceveremo prossimamente terranno conto sicuramente di tutto questo. Per ora l'invito è a seguire questa proposta di formazione della nostra diocesi. Non so se ho dimenticato qualcosa. Per le altre cose che magari possono essere anche più... Ecco, voglio dire soltanto una raccomandazione. Già l'anno scorso l'abbiamo dovuto fare. Dobbiamo continuare sicuramente a impegnare i locali più ampli, più grandi che abbiamo in parrocchia per la catechesi, e anche, soprattutto, a impegnare più giorni alla settimana. Perché se abbiamo un gruppo di, penso ai magari paesi più grandi, con 30 bambini di quarta o di quinta elementare, non possiamo fare un solo gruppo, dobbiamo spezzare in due gruppi e avere due momenti diversi, il sabato probabilmente non basta, allora impegniamo più pomeriggi alla settimana per la catechesi,
ci richiede uno sforzo in più, forse ci richiede anche più catechisti, quindi facciamo adesso questa ricerca, questo sforzo di coinvolgere, di adattare ancora la catechesi a questo tempo che ci richiede ancora queste attenzioni. Non so se ho finito, penso di sì, e se ci sono altre cose o domande poi vediamo magari. Grazie, grazie a tutti. Grazie Emanuele. No, ci ricorda bene Don Gian, sì. L'attenzione è evitiamo di ricadere nella catechesi esclusivamente sacramentale di un gruppetto per la comunione o per la cresima. La catechesi è per la vita cristiana di tutti i bambini e dei ragazzi, quindi curiamo questo aspetto. Anche dovessimo rientrare, Dio non voglia, in una situazione di emergenza come lo scorso anno, è meglio sforzarci nel distribuire in più giorni, in più momenti, i nostri sforzi per accompagnare i più piccoli in tutto il percorso catechetico dai 6 ai 14 anni e anche oltre, che fare qualcosina soltanto perché c'è la comunione che preme le porte, perché altrimenti cancelliamo 40 anni di progetto catechistico in un colpo solo. E per noi di Lanciano è un doppio peccato, perché sul documento base della catechesi vi ricordo che c'è la croce di Nicola da Guardia Grele che custodiamo con orgoglio a Santa Maria Maggiore, adesso qui al museo, quindi per noi è una colpa più grave, quindi stiamo attenti a questo aspetto. Un avviso da parte di Don Angelo Salvatore per l'ufficio matrimoni, si accomoda qui a fianco così lo ascoltate, poi c'è Suor Antonia per l'ufficio missionario. Grazie, scusate agli altri uffici se interrompo, ma poi i preti me se ne scappano e a me interessano, ecco, vabbè, comunque a me interessano i parroci, i pochi parroci e gli amministratori parrocchiali, quindi parlo a loro a nome mio per l'ufficio dei matrimoni, perché io non sono il vice cancelliere, io sono il delegato dell'arcivescovo per l'ufficio matrimoni. Anzitutto devo dare ai parroci e agli amministratori parrocchiali queste notizie. Quando c'è una pratica matrimoniale occorre chiamare Don Angelo Salvatore. Quindi o chiamate in curia e cercate di Don Angelo Salvatore, oppure avete il mio numero di cellulare o sta nell'annuario e per le pratiche chiamate a me. Perché Alessio, tra la scuola, la cancelleria e fra poco anche la parrocchia, perché diventerà sacerdote, non può arrivare a tutto. Quindi io non sono l'aiutante di Alessio, io sono il delegato dell'arcivescovo per l'ufficio matrimonio, quindi chiamate a me. E gli orari dell'ufficio matrimonio sono questi, quindi o voi o gli sposi, i fidanzati che devono portare la pratica, devono venire a Lanciano il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30, io sono qui. I preti di Ortona, in un incontro di forania, hanno chiesto alla curia di riaprire l'ufficio matrimoni per Ortona. Allora, abbiamo lavorato per questo e vi comunico che da mercoledì 6 ottobre, sempre dalle 9.30 alle 12.30, Don Angelo, il delegato per l'ufficio matrimonio, sarà a Ortona. Dove? In cattedrale? No, perché prima Don Pino le pratiche le faceva in cattedrale. Dove c'è l'ufficio del vescovo? A Ortona, a fianco c'è un altro ufficio che è stato sistemato, è stato pulito, bisogna portare solo i timbri e le cose, quindi le pratiche potete portarle anche a Ortona e non dovete venire a Lanciano. Quindi il mercoledì, ripeto, dal mercoledì 6 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 a Ortona e il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 a Lanciano. Se per favore potete dire alle coppie, se non venite voi, dite alle coppie che c'è una piccola tassa, perché molte volte ho notato da febbraio a oggi che vengono gli sposi e dicono c'è una tassa, ah davvero, lo pare che ne me la dite. Allora io gli devo dire sì, c'è una piccola tassa, quindi dite per favore agli sposi, oppure se portate voi i soldi, che la piccola tassa, il piccolo contributo è di 20 euro se la pratica si fa nella nostra diocesi. Quindi
lo sapete, no? Se uno è sposato, cioè, si sposa qui e fa la pratica qui, è 20 euro. Se uno viene da fuori e deve fare il visto che devo mettere io, è 25. Perché noi in curia non abbiamo il POS, perché gli sposi vengono col POS, e quindi portare 20 euro spiccio, 25. Io ho concluso, non ho voluto mettere cerotti. Si lascia regolare ricevuta, e non si è lascia niente nero, tranquillo, regolare ricevuta. Io non ho voluto mettere cerotti ai parroci, perché il lavoro loro lo sanno fare prima di me, che ho iniziato a febbraio a fare questo servizio del delegato ufficio matrimonio. Però, dato che queste erano le piccole ferite che ho notato, ve le dico fraternamente, così aiutate sia Don Alessio, così non lo chiamate, perché Don Alessio aveva mandato un messaggio ai parroci e agli amministratori parrocchiali che la curia era chiusa in estate. Quando quelle 3 settimane di ferie io ci sono mancato perché la curia era chiusa, sono arrivate 10-12 pratiche di matrimonio. Quindi Don Alessio, che già sta sempre in curia, è dovuto stare altri giorni. Allora voi chiamate a me, ma non per non dar fastidio ad Alessio, perché io sono il delegato dell'ufficio matrimonio. Grazie, amen. Alleluia. Grazie Angelo. Mentre Fr. Antonio si prepara, proprio sul merito io dico, Angelo è stato buono, io dovrei mettere un po' di sale sulle ferite, ma non soltanto per la questione dei matrimoni, ma forse in generale. Abbiamo forse un difetto collettivo, diciamo, di questa, della curia attuale che è a fianco a Don Emidio, che parliamo e scriviamo tutto. Chiederemmo di essere ascoltati un pochettino e anche di essere letti. Se abbiamo detto che la curia è chiusa per i matrimoni dal 2 di agosto fino al 22 di agosto, tra noi stavamo dentro a lavorare, non vi preoccupate, perché preparare i passaggi di 21 parrocchie, insomma, faticoso, ci vuole tempo. Però abbiamo avuto i matrimoni che ci sono arrivati. I matrimoni si fissano per tempo e i documenti si fanno per tempo. Quindi facciamo così, facciamo. Telefonate, Francesco, scusa, lasciate perdere il sito. Telefonate, sono arrivate le comunicazioni. Sì. Francesco, vi è arrivata la comunicazione. Le comunicazioni del convegno sono arrivate il 7 di agosto. Mi dispiace perché questa cosa l'abbiamo ripetuta all'inizio dell'anno, quando a gennaio, facendo l'incontro online con i preti, abbiamo detto che l'ufficio matrimoni ripartiva in queste date e il delegato sarebbe stato Don Angelo, che da febbraio ha iniziato a lavorare. Di nuovo, sì, è vero, possiamo anche non capirci, adesso non è per te Francesco, in ogni caso, in generale con tutti i parroci, stiamo rifacendo il sito da capo. E siccome più volte abbiamo detto a tutti, non guardate il sito prima di tutto, guardate, comunicate direttamente. Siccome con i preti, sono prete pure io, quindi ho gli stessi difetti di tuoi e di tutti quanti gli altri, perché sembra quasi che da preti con lo Spirito Santo scende pure qualcos'altro, perché insomma ci roviniamo tutti alla stessa maniera. Siccome noi preti abbiamo il difetto di non leggere e di non ascoltare, allora facciamo uno sforzo reciproco di leggerci e di ascoltarci, altrimenti succede che poi le cose più banali diventano impossibili. Come ad esempio organizzare la partecipazione a questo convegno in cui 2 zone pastorali sono completamente assenti. E la chiudo qui, per non essere poi maleducato. Però insomma questo è quello che succede. E lì semplicemente si tratta di organizzare la partecipazione e basta che il vicario di zona faccia il suo compito e che il parroco abbia fra i 10 catechisti che ha, ne scelga uno da mandare. Non è complicato. Qualcuno l'ha fatto anche 2 giorni fa all'ultimo momento, non è stato complicato insomma. Quindi ciò che manca ha il suo motivo e i suoi responsabili. Chiudo qui la questione, però cerchiamo di starci attenti, altrimenti poi succede che le cose vanno male. Poi possiamo anche ricostruire la catena di responsabilità, che serve fino a un certo punto, perché se poi una coppia di giovani viene a sposarsi e vede che il nostro volto di chiesa è burocratico, perché dobbiamo fare carte, scostante, perché non c'ho tempo, oppure pressappochista, vedi un po' che ti dicono, abbiamo perso un'occasione di evangelizzazione diretta, che è quella del loro matrimonio. È vero che molte coppie fatta la festa che abbatolo santo, ma è vero pure che insomma noi facciamo la nostra parte, ciascuno per quello che gli compete, le cose andranno sicuramente meglio. Perdonate il pistolotto in ogni caso, ma insomma cioè,
Di solito faccio anche peggio, faccio quando ci vuole. La cosa buona è che non mi arrabbio mai, non mi arrabbio, poi mi passa, quindi tranquillo. Prego. Prego Sant'Antonia, ufficio missionario con il gruppo di collaboratori e collaboratrici che è sempre molto stabile e molto presente. Grazie. Senza stare a ripetere tutto quello che il centro missionario fa, eccetera, perché tutti voi già sapete, io volevo aggiungere solamente che quest'anno non si fa la quarantina missionaria, come sapete che non è possibile, però noi del centro missionario stiamo alla vostra disposizione, cioè a disposizione delle vostre parrocchie. Possiamo preparare la coroncina missionaria per parrocchia, se volete, un'adorazione missionaria o un cineforo. Chiamate, stiamo a vostra disposizione. Va bene? Tutto qua. Grazie. Lo aggiungo io, visto che il signor Antonio non l'ha detto, ma vi sono i due momenti forti della pastorale missionaria che sono ad ottobre, il mese missionario, e sarà animato anche in questa occasione nelle singole zone pastorali, e marzo, il momento in cui c'è una giornata di preghiera per i missionari martiri, che sarà invece animato a livello diocesano. Nello stesso tempo anche l'ufficio missionario lavora con il percorso formativo unitario insieme a Don Emanuele e agli altri responsabili delle pastorali. Telegraficamente, visto che qualche responsabile mi ha salutato mentre stava andando via perché l'ora è tarda e concludo anch'io, la pastorale familiare all'interno partecipa al percorso formativo unitario, ma proporrà due momenti specifici, il primo a fine novembre e inizio dicembre, solo da fissare la data per la relatrice che si trova a cavallo tra Italia e Stati Uniti, in America Latina, scusate, il secondo appuntamento invece già fissato il 15 maggio pomeriggio con Don Luca Frontali sull'accompagnamento delle coppie ferite, di quelle che vivono situazioni di sofferenza matrimoniale. E il primo invece, quello di fine novembre, inizio dicembre, sarà dedicato alla ministerialità della famiglia. Ci sarà un incontro per i presbiteri specifico e un altro incontro rivolto invece a tutti i laici e le laiche, sia quelli impegnati in pastorale familiare sia a tutti quanti, perché tutti quanti ci abbiamo a che fare con qualche famiglia, che in qualche misura, e quindi può essere utile riscoprire quel dono ministeriale. Vedo Roberta che è rimasta qui storicamente fino alla fine, la nostra animatrice di comunità. Lei parteciperà per conto della diocesi alla settimana sociale di Taranto, che si farà dopo tanti rimandi e tanti problemi, si spera, il prossimo 22-24 di ottobre. 21-24, scusa, sì, io ho contato i giovedì e gli arrivi perché ci ho pensato manco, figurati. La settimana sociale è l'appuntamento dei cattolici e delle cattoliche in Italia che si occupa di temi sociali e politici. Gli animatori del progetto Policoro hanno sempre partecipato in questi anni a vario titolo, quest'anno sarà anche lei a essere presente, e questo insieme a un altro delegato, e questo permetterà anche di avere questo momento di respiro nazionale. Lo riporteremo poi in un incontro come abbiamo fatto gli anni passati per condividere questi temi su cui forse è necessario che come cristiani e cristiane ci diamo una svegliata, perché non per occupare spazi, come ci diceva Francesco, ma per avviare processi virtuosi con gli altri cittadini e cittadine di questo paese, perché tutto è collegato e perché ambiente, lavoro e giovani possono avere lo sviluppo necessario, la crescita fondamentale per il nostro tempo. E altri uffici pastorali non devo aggiungere nient'altro. Allora, quello che vi arriverà prossimamente nelle caselle di posta elettronica dei parroci, dei diaconi e degli altri operatori pastorali, diciamo, come dire, Consiglio Pastorale e Compagnia Bella, arriverà tutto il materiale di cui abbiamo discusso in questi giorni. Lo stesso materiale sarà disponibile tramite l'agenda pastorale, che sarà sul sito diocesano naturalmente, ma sarà messa anche su Facebook, così insomma
così come su YouTube troverete la conferenza di questa giornata, per cui ringrazio ancora gli amici della ditta Venditti che hanno fatto tutto questo lavoro e che ci faranno avere anche il video di questa giornata, che sarà poi riversato anche online appena sistemeranno la post produzione, che è necessaria in questi casi. Quando i lavori sono fatti bene, se li facevo io arrangiatici era una schifezza totale, quindi insomma onore al merito e alla bravura. E quindi troverete tutto questo disponibile a partire da domani in poi, quindi domani troverete il programma pastorale di fatto definitivo, troverete nelle vostre caselle il materiale di lavoro. Superati questi giorni delle feste, dopo il 16-17 iniziamo con i vari appuntamenti. Tra gli appuntamenti ricordo i consigli pastorali, quello pastorale diocesano e quello presbiterale, che si terranno, fatemi tornare al calendario, il 20 e il 21. Il 20 vi sarà il consiglio pastorale diocesano, il 21 il consiglio presbiterale al mattino. Vi sarà poi il primo mercoledì della parola, il 22 di questo mese, quindi iniziamo il mese di settembre con l'ascolto della parola di Dio, grazie al nostro vescovo Don Emidio. In quel momento vi sarà anche la proposta di una riflessione sulla Patris Corde, cioè aggiungiamo all'ascolto della parola la meditazione della lettera che Papa Francesco ha scritto dedicata alla San Giuseppe in questo anno, che si concluderà l'8 dicembre, ma in qualche modo proseguirà ancora, mi auguro, come attenzione spirituale. E poi tra gli altri appuntamenti importanti che abbiamo prima di arrivare poi al Sinodo e Compagnia Bella, che ci farà chiudere questo mese di settembre così turbolento, in cui abbiamo anche i vari passaggi di consegne tra i parroci e gli amministratori parrocchiali in mezza diocesi, avremo un appuntamento importante a cui vi invito già adesso a essere presenti con la preghiera, possibilmente anche di persona, che è l'ordinazione presbiterale di Alessio, il nostro cancelliere, che il 2 ottobre alle ore 17:30 diventerà presbitero in quel di Ortona. La celebrazione sarà all'aperto, si spera, se il tempo sarà favorevole. Non vi preoccupate, adesso rimane prete anche il giorno dopo, quindi dal giorno dopo in poi sarà sempre prete in mezzo a noi, quindi abbiamo anche la gioia di questo nostro amico a cui vogliamo tanto bene, che inizierà il suo ministero presbiterale. Ed è un altro regalo, insomma, che quest'anno ci ha fatto. Abbiamo avuto un po' di ordinazioni, forse passate in sordina, ma insomma, tre diaconi, di cui uno permanente, e Alessio stesso diacono, e adesso un presbitero, insomma. È qualcosa per cui ci fa capire che insieme alle coppie che si sposano, insieme alle persone che crescono, ai ragazzi che fanno esperienza della fede, ci dice che la nostra Chiesa è viva e cammina insieme ancora. Grazie, ci mettiamo in piedi per la preghiera finale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Dio, Creatore e Padre dell'universo. Tu hai fatto belle tutte le cose, segno e impronta della tua bontà. Benedetto il Signore, ora e sempre. Hai soffiato sulle acque il tuo alito di vita e hai fatto dei venti i tuoi messaggeri. Hai plasmato la terra in forma e deserta, con i colori dei fiori e con i frutti degli alberi. L'hai resa casa per le tue creature terrestri ed alate. Hai fatto del mare uno scrigno abbondante di vita e biodiversità, specchio di identità e ponte di dialogo e accoglienza tra le sponde della terra. Tutto è affidato all'uomo e alla donna, tue amate creature, perché attraverso il lavoro custodissimo l'immensa opera della creazione. Quando noi dimentichiamo questa vocazione, sfiguriamo la natura e le infliggiamo ferite che si ritorcono contro l'umanità. Torni, o Padre, il tuo spirito a ridare giovinezza e vitalità al volto di questa terra, solcato da stanchezza, e al nostro cuore indurito dal peccato. La tua Chiesa, avvolta dallo spirito di Pentecoste, sappia accogliere il grido della terra e dei poveri, affinché, unita alla passione di Cristo, riceva dal risorto la gioia generativa della vita nuova e si offra promotrice di giustizia e di pace per tutti. Nella cesta della nostra fragilità, insieme ai frutti della terra e del nostro lavoro, tuo dono e segno della tua generosità che mai viene meno, deponiamo il nostro impegno a riconoscerci tutti fratelli e sorelle, affinché si manifesti il nostro essere figli e figlie nel Figlio Gesù, in profonda comunione con te, o Padre, benedetto nei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore e ringraziamoci a vicenda per questa giornata faticosa ma bella. Buona giornata, arrivederci.